l'infiltrazione nel tessuto imprenditoriale del resto d'Italia da parte della 'ndrangheta non è casuale, ma viene studiato a tavolino. Lei da giovanissimo viene inviato in Veneto a fare cosa? Io vengo inviato in Veneto per dare sostegno alle aziende di famiglia, ma anche per infiltrarmi meglio nel tessuto sociale. Perché già alla fine degli anni Ottanta avevate delle aziende di famiglia in Veneto? Avevamo delle aziende, in questo caso, in questa occasione stavo lavorando in Veneto. Ecco, il draghettista sa che se tu vuoi infiltrarti in un tessuto, in un territorio, devi conoscere i loro usi, costumi, lingua, devi ragionare come loro, devi diventare il più invisibile possibile. Come hai iniziato a entrare in contatto con gli imprenditori veneti? No, ma tu sei là, io sono un ragazzino, io non ho a che fare con gli imprenditori. Tu sei un ragazzino, tu allora ti hanno insegnato la capacità di osservare, di ascoltare, di pensare. Insomma, è tutto un percorso che ha fatto parte di quello che è stata la mia preparazione. Io fino a 19 anni, 18 anni, avevo il divieto assoluto di combinare qualsiasi tipo di crimine. Cioè io non dovevo combinare crimine, avevo il divieto assoluto. Doveva rimanere incensurato. Dovevo rimanere incensurato, dovevo rimanere pulito, dovevo rimanere un colpo riservato. E in Veneto quali elementi vi fanno capire che è possibile entrare, che è possibile infiltrare quel tessuto economico? La 'ndrangheta sa sfruttare i punti deboli, i momenti nevralgici che hanno le società. Quindi momenti di crisi economica. Momenti di crisi, certo. Stanno al passo e cercano di anticipare le mosse. Sanno benissimo che non tutte le porte aprono i soldi. A volte si aprono le porte colmando le abitudini e i vizi di uno, che possono essere di varia natura, sessuale, di droga. E a volte sanno che servono pure dei ricatti. E poi c'è pure la classica metodica di intimidazione mafiosa, e comunque il potere economico, arrivare col potere economico e con le difficoltà che si sono creati nei prestiti con le banche, arrivare là con liquidità. Io onestamente sfiderei chiunque, un imprenditore importante che deve mandare 10-20 famiglie a casa, specie nella cultura veneta dove gli operai sono di famiglia. Se il diavolo ti accarezza in un momento difficile, siamo umani. Rende di più l'intimidazione mafiosa o rende di più quello che dicevo adesso, il presentarsi come persona che ti aiuta in un momento di bisogno? Ma sì, oggi come oggi rende di più questa. Oggi la 'ndrangheta preferisce fare il rumore possibile, no? Perché oggi lo Stato è vigile. Negli anni Ottanta però forse non c'era questa consapevolezza, in Veneto non ci si pensava forse. C'erano già dei segnali per capirlo, oppure e questi segnali sono stati sottovalutati, oppure era normale che non si comprendesse questo pericolo? Io penso che comunque un po' di coperture ci sono state sempre, perché comunque le mafie sono sempre un serbatoio di voti. Le mafie sono dei consensi, quindi un po' di coperture sono state coperture politiche, ovviamente. Coperture politiche, imprenditoriali, sicuramente ci saranno state. È chiaro che oggi ne sappiamo di più, anche se loro cercano di essere avanti.